Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Così parlò Gesù, poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Mi dicevo all'inizio della messa che nel percorso, nella storia della salvezza che stiamo facendo in queste domeniche dopo Pentecoste, ci incontriamo con la figura di Giosuè, il più grande condottiero che è succeduto a Mosè per far entrare il popolo di Dio, il popolo di Israele nella terra promessa. E la prima lettura, avete sentito, parla della sua battaglia più famosa, anche più miracolosa. Sì, però io mi sono chiesto, ma che c'entra adesso questa battaglia con la nostra vita? Non ne abbiamo già di guerre in giro, dobbiamo pure parlare di guerra durante la Santa Messa. E allora mi sono detto, queste parole dell'Antico Testamento, se ci devono dire qualcosa, le dobbiamo confrontare con Gesù Cristo. Perché effettivamente, se noi vediamo il nome, nome Giosuè in greco si dice come il nome Gesù, Jesus, cioè il Signore salva. E allora è lì che trovo un'intuizione di fede per cogliere cosa questa parola di Dio di stamattina dice anche alla nostra vita. Il nostro vero condottiero nella vita è Gesù Cristo. È Lui che ci porta alla terra promessa, al paradiso. È Lui che ci ha amato a tal punto da combattere anche nella sua vita per noi, a tal punto che adesso, come ci ha detto San Paolo nella seconda lettura, niente può separarci dall'amore di Dio. E perché? Perché là in cielo c'è Gesù Cristo. E nelle difficoltà della vita noi possiamo fare qualcosa, possiamo riportare le nostre piccole e grandi vittorie, ma perché c'è Lui? Perché se partissimo da noi faremmo ben poco. E cosa fece Giosuè? Fece fare appunto l'esodo, si dice, l'esodo, l'uscita dalla terra d'Egitto fino alla terra promessa. E cosa ha fatto Gesù Cristo? Anche Lui ha fatto un esodo, è uscito da Dio Padre, è venuto in questo mondo, ha combattuto per il bene, per la salvezza, è anche morto, e poi però ha fatto l'esodo, cioè è andato, grazie alla risurrezione, là dov'è il Padre. Da qui due suggerimenti che mi sembrano vanno a toccare effettivamente la nostra vita. Il primo, mi è venuto da chiedermi, ma io adesso, in questa stagione della nostra vita, della mia vita, e ciascuno di noi può farsi questa domanda, sto camminando sulle orme di Gesù Cristo, mio condottiero? Vedete, la domanda può essere anche un po' retorica, se siamo qui in chiesa, ma non è così scontata. Non è così scontata perché ci sono dei periodi nella vita in cui può capitare di sentirsi degli arrivati. Insomma, c'è serenità in famiglia, c'è il lavoro, la casa abbastanza confortevole e un po' di soldi in banca,
una buona posizione, gli altri ci stimano, anche qui in parrocchia. E uno si siede e uno non sente più tensione spirituale verso Gesù Cristo. Vive da arrivato, soddisfatto. No, la parola di Dio di stamattina, soprattutto quella del Vangelo, ci dice no, la vita è un esodo. C'è ancora molta strada da fare per te, per glorificare Dio. Ecco la domanda allora, cosa posso fare? Cosa Dio stamattina mi chiede per non vivere da arrivato nella vita? O forse qualcun altro stamattina sente che sta camminando, anzi sta correndo nella vita, da una parte all'altra, pieno di impegni. Ma appunto, se uno guarda bene, dice, ma sto seguendo davvero Gesù Cristo? Oppure sì, corro, ma dietro ad altro, che con Cristo non c'entra molto. Fermati, sembra dirci Gesù stamattina, se è così. Perché? Perché può essere che nella vita uno corra, ma dietro degli idoli. E gli idoli prima ti illudono e poi ti deludono. E fanno soffrire te, fanno soffrire anche le persone con cui stai vivendo. Giosuè, in quel momento, giunto nella terra promessa, si è fermato e ha fatto di nuovo alleanza tra Dio e il suo popolo. Avevano già fatto alleanza con Mosè, la rifà. Bisogna nella vita spirituale sempre ripartire da capo, eliminare gli idoli e andare decisamente dietro Gesù Cristo. E qual è l'esodo che dobbiamo fare nella vita? Appunto, mi sembrerebbe questo: dall'attrazione degli idoli, e ce ne sono tanti, ciascuno ha i suoi, ciascuno ha le sue tentazioni, dall'attrazione degli idoli all'attrazione per Gesù Cristo. Dio non ha risparmiato il proprio figlio, dice Paolo, per voi, per noi, per me. Dunque, se ci ha donato il figlio, vuoi che nella vita non ti doni tutto il resto? Certo, per non parlare in astratto, Gesù ci ha detto, vuoi rimanere nel mio amore? Osserva i comandamenti, come me, che ho osservato i comandamenti di Dio Padre per rimanere nel suo amore. Solo così si procede nella vita, si fa l'esodo da questo mondo al Padre. Ed è bello perché lui c'è già arrivato, Cristo è già su, diciamo così, per cui ci dice, guarda che la via, così era chiamato il cristianesimo alle origini, la via della vita, la via della vita eterna, la via è già aperta, la via è percorribile anche per te, se l'ho percorsa io, Gesù Cristo, la puoi percorrere anche tu. Smettila però di darti quelle piccole regole per diventare felice tu, fondandoti su te stesso. L'unica via sono io, seguimi. Un secondo suggerimento che ci viene da questa parola, vedete, un po' difficile, questa battaglia di Giosuè contro gli amorrei. Avete sentito, a un certo punto lui si rende conto che ci sarà il tramonto e non riuscirà a conquistare gli amorrei. Prega e avviene quel miracolo, si ferma il sole in cielo, a tal punto che la battaglia può continuare, Giosuè vince la battaglia. Anche, come ho detto prima, leggiamolo alla luce di Gesù. Anche Gesù si è trovato alla fine in una situazione di tenebra, Da lì un attimo ci sarebbe stato, umanamente parlando, il suo fallimento. Questa è la vostra ora, il potere delle tenebre, dice al momento dell'arresto ai suoi avversari. Ma un attimo prima Gesù aveva pregato. Se volete, come Giosuè, ma ben più di Giosuè. Padre, è giunta l'ora. Glorifica il tuo figlio e il tuo figlio glorificherà te. Cioè, agisci attraverso di me.
E il padre, quando trova una persona che prende tutta la sua vita e gliela mette nelle mani, il padre agisce. Fa sempre del bene nella vita di quella persona e nella vita degli altri. Ed ecco che Gesù Cristo è stato sconfitto, umanamente parlando sì. La tenebra ci fu su tutta la terra, ma poi ci fu il giorno della risurrezione. Ma ci fu quel giorno perché, come dice la lettera agli Ebrei, Gesù Cristo stesso, pur essendo il Figlio di Dio, ha imparato a obbedire a Dio proprio dalle cose che ha patito. Perché era semplice obbedire al Padre quando le folle lo seguivano perché moltiplicava pane e pesci. Ma quando vede all'orizzonte la morte, e quella morte, la morte di croce, Gesù Cristo imparò ad obbedire a Dio dalle cose che patì. Devo dire Dio, il vero volto di Dio, anche in croce. Se fuggo, non sapranno che Dio è perdono, che Dio è amore. Allora capite Paolo che, guardando la nostra vita, dice: ma cosa sono le tribolazioni, le malattie, l'angoscia, le difficoltà economiche, la fame, la nudità, il pericolo, l'essere perseguitati dagli altri? Certo che sono difficoltà, certo che è notte, è tenebra, sono cose brutte. Ma chi ci separerà da Gesù Cristo? Chi ci separerà da Dio? È vero, anche per noi l'esodo dal proprio io a Dio, dagli idoli che ciascuno ha dentro a Dio, è difficile, è in salita. Ma il nostro Giosuè è risorto, per cui né morte né vita ci separeranno da Lui, perché Lui ci tiene attaccati a sé. Ecco ciò che celebriamo stamattina: vogliamo rimanere attaccati a Gesù, vogliamo che sia Lui a condurci. Glielo chiediamo. Donaci, oh Gesù, di tenere sempre fisso lo sguardo su di te crocifisso. Tu sei colui che hai corso nelle prove della vita prima di noi. Tu sei colui che ci conduce al Padre. Tu sei colui che non ci lascia sbagliare cammino. Fa che noi ti contempliamo con grande affetto e possiamo trovare in te forza, gioia, vita, in te, seguendoti anche nelle scelte più difficili. Così sia per noi tutti.